Ciao a tutti, uomini, donne e tutto ciò che c'è in mezzo. La Milano-Sanremo è domani e non vediamo l'ora di goderci la classicissima. Ma oggi voglio fare un piccolo passo indietro, tornare a 3 anni fa, a quando Vincenzo Nibali fece, penso, la sua più grande impresa in carriera, quella che nessuno si sarebbe aspettato, quella più agognata, più voluta, più sudata. Vincenzo per anni ha fatto della Sanremo uno dei suoi obiettivi stagionali, anche se non ha propriamente le caratteristiche di un vincitore della Sanremo. Ma da buon sognatore qual è il Vincenzo Nazionale c'è riuscito ed è riuscito ad arrivare da solo in via Roma, l'unico a riuscirci degli ultimi 20 anni. E perché ve ne voglio parlare, direte voi? Molto semplice, perché io ho avuto la fortuna di essere presente sulla linea d'arrivo durante quell'incredibile momento. Nella mia vita ho potuto seguire alcune corse da giornalista, ma negli ultimi anni, non appena ne ho la possibilità, mi tuffo a godermi una bella gara da tifoso puro con la birra in mano e mi godo tutta la tensione e l'attesa in mezzo alla gente che non conosci, si fa conoscenza, si parla di qualsiasi cosa ed è uno dei tanti aspetti di cui è bello innamorarsi del ciclismo. Quella della Sanremo è stata una splendida esperienza, anche se è particolare, diversa da magari altre gare che si vanno a seguire dal vivo quando vai in montagna o comunque su uno strappo importante o qualcosa del genere. Io invece che andare sul poggio, visto che in quei giorni non stavo per nulla bene, in realtà, ho preferito rimanere in città a Sanremo e guardare il finale della linea d'arrivo. Ero andato insieme a un mio amico a Sanremo, siamo andati al casinò, ce la siamo goduta e poi ci siamo sparati la gara. O meglio, il racconto della gara, perché questo è ciò che ti può arrivare quando vuoi vedere una Sanremo al vivo. Ascolti all'altoparlante le voci di Paolo May e Anthony McCrossan, lo speaker italiano e lo speaker inglese di tutte le corse RCS degli ultimi anni, bravissimi a mio avviso, sanno tenere altissima la tensione e sempre viva l'attenzione anche nei momenti più morti. E in una corsa del genere, lo sappiamo bene, ce ne sono tanti. Ho provato a recuperare il materiale che avevo fotografato in quell'occasione, ma purtroppo in questi giorni sto litigando un po' con la tecnologia e con qualche hard disk esterno, quindi ho dovuto chiedere una mano al mio amico Alyosha che mi ha mandato qualche foto. Allora, questo sono io con 38 e mezzo di febbre sulla linea dei 100 metri il giorno prima della Sanremo 18. Per favore siate clementi nel giudicare il mio vestiario, taglio di capelli, tutto quanto. Era un periodo molto difficile ed ero effettivamente super gonfio anche in faccia perché stavo prendendo dei medicinali, visto che una volta arrivato a Sanremo mi sono beccato un bel virus. Ma ai tempi, anche se ti beccavi un virus, continuavi a vivere normalmente e quindi io la mia Sanremo me la sono sparata tranquillamente. Per fortuna non sono uno di quegli uomini che con 37 sta a letto. Questo sono io con Mike Buongiorno e qui invece siamo proprio sulla linea d'arrivo col mio amico Alyosha. La mia faccia ho preferito censurarla per il bene di tutti. Alyosha è il fondatore di un progetto che stiamo portando avanti che si chiama Virtua Cycling, di cui farò un video nello specifico fra qualche tempo. Sarà, anche se ancora non lo sapete, il vostro fantaciclismo preferito, ma non è di questo che volevamo parlare oggi, anche se effettivamente troverete la mia preview scritta qua sotto linkata proprio sul sito di Virtua Cycling. Il motivo per il quale ho fatto questo video è che voglio farvi vedere un video che ho fatto col cellulare, è orrendo a livello qualitativo, ma è il video che a mio avviso vi restituisce perfettamente l'impatto di cos'è un arrivo della Sanremo, particolarmente in un anno in cui accade una sorpresa come quella di Nibali, che era attesissimo da tutte le persone al traguardo. Erano tanti anni, tra l'altro, che un italiano non vinceva la Sanremo e il Vincenzone, come noto, è amatissimo a tutto il pubblico nostrano, quindi l'impatto è stato clamoroso, non lo potrò mai dimenticare. Ho dovuto anche abbassare gli ultimi secondi del video perché c'è una persona di fianco a me che tira un urlo pazzesco e in generale c'è troppo casino a quel punto, ma spero vi possiate godere come mi godo io riguardandola questa perla di Vincenzo Nibali raccontata da Paolo May e Anthony McCrossan. Ecco a voi il video del finale della Sanremo 2018 e noi ci vediamo domani con la Sanremo 21 e viva la classifica! Classicissima. Di metri alla fine, per lanciare la vettura, che finale!
signore e signori, è quello che...